Milan Junior Camp a Bagno di Romagna è divenuto ormai un habitué. Il buon riscontro ottenuto da parte dell'AC Milan nell'organizzazione del Milan Junior Camp 2016 a Bagno di Romagna, in quello che per la società rossonera è stato identificato come primo camp natura, ha permesso di avere ancora più entusiasmo nell'ampliare questo progetto, sviluppando nuove proposte per i partecipanti e curando ancora di più dettagli e qualità. Mondo Sport in questa nuova stagione ha scelto l'agriturismo Cadigiani come sede del Milan Junior Camp 2017, una nuova location che ha permesso di promuovere un'altra stupenda struttura del territorio, sviluppando sempre più l'abbinamento tra Bagno di Romagna e AC Milan. Organizzatori del numeroso lavoro svolto quest'anno in due fasi, dal 18 al 24 giugno e dal 2 all'8 luglio, sono stati in primis il direttore sportivo Gianluca Stambazzi e Milena Montanari, entrambi residenti in Romagna con uno score importante nel caso del primo alle spalle nel calcio che conta e con l'attuale posizione nel Sant'Arcangelo Calcio, squadra militante in Lega Pro. Milena invece è stata una sorella maggiore e una madre per i tanti calciatori che ha avuto modo di seguire in passato, tra i Fornelli in primis e sul campo poi. La sua candidatura per questa seconda esperienza nel Milan Junior Camp dopo quella dello scorso anno non è passata in secondo piano a Silvio Broli, rappresentante del Milan Academy. La sede ospitante è stata per l'appunto quella dell'agriturismo Cadigiani, una splendida struttura del territorio, mentre l'impianto per le gare finali è stato lo stadio di San Piero in Bagno per il secondo anno consecutivo. Molti gli allenatori che hanno presenziato con la loro esperienza passata a calciatore a questa seconda edizione, tra i quali Luca Fusi, Stefano Dadina, Lamberto Zauli, Nicola Campedelli, Fusco Cono, Federico Turchetta ed il coordinatore tecnico dell'AC Milan, Antonio Corbellini. Inoltre, nella giornata finale, gradita presenza di Cristian Brighi, componente Camp Pro ed ex arbitro internazionale, che ha avuto modo di relazionarsi con i giovani partecipanti sui temi riguardanti il regolamento FIGC e il rapporto tra calciatori e direttori di gara, ma soprattutto tanti aneddoti sui campioni del mondo di calcio. Numerosissima la presenza dei partecipanti che ha visto oltremodo avere rappresentanti di alcune regioni limitrofe alla Romagna, su tutte Umbria e Marche. Non è mancata neppure la solidarietà con alcuni ragazzi di cui il Milan Junior Camp ha deciso di pagare spese ed oneri provenienti dalle zone terremotate che hanno potuto così rivivere quell'emozione dello sport chiamata calcio. I ringraziamenti sono d'obbligo, lo sport deve essere anche questo e sinceramente il Milan Junior Camp avrà tutte le potenzialità per procedere alla terza edizione e mentre loro lavorano dietro la regia per capire come fare e preparare il piano per la prossima stagione, noi passiamo a sentire i protagonisti. Le difficoltà avute nell'organizzazione di questa seconda edizione ce le spiega inizialmente Milena Montanari. Sicuramente le difficoltà sono state meno, nel senso che l'anno scorso, essendo stata il primo anno, per noi è stata una cosa nuova, quindi quest'anno, dall'anno scorso, con gli errori fatti, siamo riusciti a migliorare ancora di più questo bellissimo camp. Abbiamo un gruppo bellissimo di 70 ragazzini che vanno dai 2001 ai 2009, tanta qualità, un bellissimo staff. Non sto a elencarli tutti perché sennò non finisco più, però persone molto umili, allenatori che comunque sono riusciti a rapportarsi con i ragazzi. Sono state veramente due settimane intense ma ricche di soddisfazioni. Milena, ai tuoi ragazzi cosa ti senti di dire? Sicuramente io penso che la cosa fondamentale sia pensare che il calcio, come qualsiasi altro sport, debba prima di tutto essere un divertimento. E sicuramente c'è anche competizione, perché comunque abbiamo avuto anche un buon numero di ragazzini abbastanza grandi, dai 2001 ai 2003. Però sono sempre stati ragazzini puliti, e si sono divertiti tutti insieme, hanno fatto gruppo. E sono stata veramente contenta anche per l'atteggiamento che hanno preso, con cui hanno preso questo camp, e con tanto entusiasmo ed euforia. Sicuramente non è stato facile perché il caldo si è sentito, però loro, nonostante tutto, la stanchezza e al caldo nel campo sintetico, si sono impegnati giorno per giorno e non hanno mai mollato. Questo per me è stata una grossa soddisfazione e credo comunque anche per i mister. E i complimenti in questo caso a chi li rivolgiamo? Sicuramente a me, no dai scherzo, a tutti, ai ragazzi che hanno partecipato, allo staff, al vicepresidente Luca Stambazzi. E comunque a tutti quelli che hanno collaborato con noi, la Sampierana,
perché ci ha dato veramente una grossa mano e ci è stata vicina in qualsiasi cosa, coi campi, poi un custode meraviglioso, e anche soprattutto a quelli della struttura di Cadigianni, sono state le persone eccezionali sia con noi ma soprattutto con i ragazzi, perché insomma quando lavori con i ragazzini devi avere anche tanta tanta pazienza. La promessa in realtà è giusto che la faccia Milena, che è stata veramente una persona eccezionale sia per noi come Milan, che siamo veramente molto soddisfatti della qualità del camp sia la prima settimana che la seconda. Come Milan ovviamente, vista la qualità appunto e visto il risultato che abbiamo anche a livello di visione di giocatori, che non è la cosa principale, perché la cosa principale come sappiamo bene è quella che i ragazzi si divertano e possano crescere, e questo è assicurato dalla qualità del camp sia l'anno scorso che quest'anno. Grande afflusso di ragazzi, grande serenità nella gestione, grande qualità dello staff, e come Milan saremo veramente contenti di tornare ancora qui a San Piero in Bagno per il camp e per far provare un'esperienza ai ragazzi, che ci auguriamo poi che possa per qualcuno, magari senza voler dare illusione a nessuno, per qualcuno magari proseguire anche con altre diciamo sviluppi anche a livello calcistico. Non voglio sbilanciarmi troppo. Broli, è un Milan vincente, no, per quanto riguarda il settore giovanile. Ha cambiato società, ma la società comunque non cambia il passato, intende puntare sui giovani raccogliendo anche il lavoro che fino a questo momento è stato svolto da un ex campione del Milan e attuale responsabile del settore giovanile come Filippo Galli. Innanzitutto, adesso non sta a me di sicuro fare gli onori di casa, ma il benvenuto e il buon lavoro alla nuova dirigenza, che già ci ha impressionato sotto l'aspetto dell'organizzazione e con le idee chiare su quello che pretendono anche da quello che è il nostro progetto della Milan Academy, che comprende appunto le scuole calcio d'Italia, internazionali e il Milan Junior Camp. Sicuramente a differenza degli anni passati ci sarà un occhio di riguardo, come diceva lei prima, per quanto riguarda il monitorare e la qualità dei ragazzi che ci sono, non che gli altri anni non avvenisse, ma quest'anno hanno proprio sottolineato, rimarcato quella che è l'importanza del territorio, di andare a verificare per i vari progetti dei quali ci occupiamo la qualità dei giocatori che ci sono e la possibilità di sviluppare direttamente tramite Milan, o anche la possibilità di far crescere i ragazzi in altre situazioni. Quindi questo camp è stato, diciamo, ha portato dei buoni risultati anche sotto questo aspetto. Abbiamo appena visto un gol alle spalle non indifferente di un ragazzo che partecipa al camp. Sicuramente questo è agevolato dalla qualità degli allenatori che ci sono. Adesso ne cito uno per citarne tutti, oltre ovviamente al nostro responsabile Vincenzo, ma mister Fusi è sicuramente un fiore all'occhiello per quello che riguarda il camp di Bagno di Romagna, ma anche per quel che riguarda tutti i camp che ci sono stati in Italia e all'estero. Mondo Sport, Milan Junior Camp, progetto Academy che continua, vi chiedo se riuscite a ricoprire tutte le regioni in Italia, sono 20 e ci vorrebbero almeno 20 Milan Junior Camp. Allora, col progetto Academy sì, generalmente copriamo tutto, forse quest'anno è rimasto fuori, se non vado errato, il Molise e forse la Sardegna quest'anno, però in linea di massima per Junior Camp abbiamo coperto anche la Sardegna sicuramente, perché sono stato invitato. Purtroppo non possiamo andare a tutti i camp perché non siamo tantissimi, cerchiamo di adoperarci per andare a presenziare in tutti. Diciamo che qui a Bagno di Romagna era d'obbligo esserci per, ripeto, la qualità del camp. E andremo sicuramente anche ad altre parti. Come camp ricopriamo tutti e cinque, come progetto in generale del Milan Academy ricopriamo tutti i continenti. Siamo per le scuole calcio internazionali, delle quali mi occupo personalmente, siamo presenti con 17 scuole in tutti e cinque i continenti appunto, e con i Milan Junior Camp, che sono peraltro un tassello importante per entrare a far parte e farci conoscere come progetto e come metodologia. Stiamo ricoprendo un pochino tutte le regioni d'Italia, ripeto, forse manca il Molise quest'anno, e per quanto riguarda i giocatori invece possiamo dire di ricoprire tutte le regioni, perché arrivano di fatto, anche se non andiamo a ricoprire le regioni, arrivano in altre regioni per partecipare. Mi piace sottolineare anche la presenza
dell'associazione arbitri, qui con un rappresentante molto importante quale Cristian Brighi, che sottolinea ancora di più la qualità del lavoro e la completezza del lavoro che hanno fatto i gestori, che ha fatto Mondo Sport. Da parte del Milan ovviamente la soddisfazione è enorme per aver potuto contribuire a un camp così di alta qualità, e sicuramente ci vedremo ancora l'anno prossimo. Broly ci dice: non c'è due senza tre, due edizioni fortunate. Adesso diamo l'appuntamento alla prossima, nella prossima estate. Mi scusi il gioco di parole, però cerchiamo anche di fare i dovuti ringraziamenti anche a coloro che si sono dati molto da fare per far sì che a Bagno di Romagna andasse in scena questo Milan Junior Camp. Gianluca credo che sia una persona che ha dimostrato in questi 2 anni una qualità, un equilibrio direi, e una qualità del lavoro che poche volte possiamo sperare di trovare. Il comune ci ha dato la possibilità di lavorare in un centro sportivo, come ho detto l'anno scorso, veramente importante, che andiamo a ringraziare ovviamente il sindaco. E non dimenticherei Cadigianni quest'anno, che ci ha dato la possibilità veramente di lavorare in serenità e di far passare ai ragazzi delle ore di spensieratezza anche che non guastano, perché lavorare su un campo col caldo che fa, 2 volte al giorno con allenamenti intensi, perché i nostri allenatori comunque la metodologia Milan prevede anche l'intensità degli allenamenti, non è semplice e non è da mettere in secondo piano il fatto di poter lavorare per modo di dire, divertirsi più che lavorare, quando si è nei momenti di relax con delle persone che tanto hanno aiutato i nostri ragazzi poi a poter essere pronti per il giorno dopo. E insieme a tutte le esperienze che hanno fatto nella quotidianità. Ovviamente grazie anche agli sponsor, ora so che c'è qualcuno che ha aiutato, speriamo che siano sempre di più, perché il sottolineare il fatto che Mondo Sport quest'anno abbia portato dei ragazzi meno fortunati, che hanno subito, ahimè, la forza della natura con il terremoto dell'anno scorso, è veramente un motivo di merito per Milena e Luca, avere dato la possibilità a questi ragazzi di partecipare come quelli più fortunati di loro a una settimana di svago, che ha fatto sì che potessero vivere una settimana di spensieratezza, così andando magari parzialmente, ma molto parzialmente, a compensare quelli che sono stati le sfortune dello scorso anno. Quindi grazie in particolare veramente a Mondo Sport che ha fatto, e agli sponsor che hanno dato la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi sul campo con degli amici. Grazie a lei. A livello organizzativo non ci sono difficoltà, è un qualcosa da programmare con largo tempo d'anticipo, con molto margine d'anticipo, perché ci sono tante cose da coordinare con il Milan, però è ancora un qualcosa il Milan che sotto questo punto di vista è ancora l'elite dei camp e delle scuole calcio, quindi è un piacere a lavorare, di conseguenza i ragazzi sono molto attratti, e basta vedere nella qualità che quest'anno abbiamo avuto in questi ragazzi. Diciamo che dal primo anno abbiamo notato che si avvicinano a questi camp dei ragazzi con tanta qualità. Una cosa bellissima, momento di solidarietà che ci deve essere nello sport, accogliere qui dei bambini, dei ragazzi che facevano parte delle zone terremotate, ospitarle a vostre spese. Questo è un gesto che non vale nessuna parola. Ma sì, questa è una cosa che ci ha toccato molto. Il nostro intendimento inizialmente era di fare un camp proprio in una località dove era stata colpita dal sisma. Però non siamo riusciti perché c'era qualche struttura ancora non idonea. Abbiamo allora deciso di portarli qua da noi. È stato un gesto che per noi è normale, perché credo che queste siano cose che devono venire senza farci tanti pensieri. È stato qualcosa di positivo. Questi ragazzi in questa settimana praticamente spero che abbiano messo da parte tutti i pensieri che quel terribile evento gli ha portato.
tanti tecnici, tanta preparazione, tante belle persone, ma soprattutto tanti amici in questa tua seconda edizione del Milan Junior Camp. Noi prima di tutto dobbiamo dire che abbiamo dei tecnici qui, abbiamo sempre mirato su dei tecnici che è inutile presentarli, perché persone come Fusi, come Campedelli, come Dardina, come Fusco, come Turchetta, sono stati delle persone che oltre a sapere insegnare sono veramente degli amici, dei compagni di questi ragazzi in questa settimana. E poi tutti gli anni abbiamo la presenza di Silvio Broli, che è il numero uno del Milan in quel che riguarda le accademie, e quindi per noi è una dimostrazione che stiamo facendo bene e il Milan ci segue con affetto, e quindi per noi è una cosa importante. Ecco, ti sto a pulso disso, perché proprio Silvio Broli ha promesso, noi l'abbiamo stuzzicato, non c'è due senza tre, ha già promesso la prossima terza edizione qui con il Milan Junior. Sì, poi ripeto, il nostro è nato questo camp con un'idea diversa, e questa idea diversa è tutta nelle mani di Milena, che ai ragazzi gli fa fare un qualcosa che non riescono a fare nella vita normale, nei loro momenti normali di vita, perché sono attività uniche, come possono essere delle camminate nel bosco notturne, ma tante cose che la rendono veramente la mamma di tutti questi bambini, quindi grande merito va sicuramente a lei. Concludiamo questa intervista con il consiglio del direttore sportivo a questi ragazzi che sono venuti qui per divertirsi, un consiglio per il futuro. Ma io sono rimasto da direttore sportivo, posso dire che sono rimasto veramente soddisfatto per quello che ho visto. Non credevo che di trovare ragazzi che avessero delle doti così e una passione incredibile, sia nei confronti del Milan, ma sia nei confronti soprattutto dello sport, del calcio. Quindi non credo di dovergli dire niente, perché hanno una passione incredibile e sicuramente questo li aiuterà a crescere e continuare nel calcio, nel mondo del calcio. Vincenzo Saladino, direttore tecnico di questo Milan Junior Camp di Bagno di Romagna. Dove partiamo? Sicuramente dal gesto di solidarietà. Sì, sicuramente è stato un gesto bellissimo da parte del gestore, quindi da parte di Milena e Luca, e io ho trovato una grandissima umanità, veramente delle persone che hanno guardato prima di tutto al sociale, quindi al bene dei ragazzi, ma è stato proprio la cosa che mi ha colpito, anche quello che hanno trasmesso ai ragazzi stessi, perché ogni giorno era un essere mamma e papà in tutti i sensi, quindi tutto quello che facevano e nel lavoro che facevamo anche sul campo. Quindi quello che hanno fatto con i ragazzi, con i sette ragazzi, è stato un gesto che raramente ho visto. Cosa si sente di dire ai suoi ragazzi che ha avuto modo di allenare questa settimana? Io mi sento di consigliare di continuare a giocare con questa gioia, perché la vita è una cosa bellissima, un grande dono, c'è chi è più sfortunato di noi, e quindi ogni giorno avere la palla fra i piedi è una gioia, e soprattutto devono continuare a credere sempre in se stessi, quindi nel sogno che hanno più caro, perché è bello sognare. Milan Junior Camp uguale anche verde speranza, un verde speranza ovviamente anche per la terza edizione, che dovrebbe essere quella dell'anno prossimo. Insomma, ci sono tutti i presupposti per far sì che i ragazzi possano sognare e continuare a sognare nel Milan Junior Camp. Sì, come hai detto tu, è bella la speranza, è bello sognare, però ho visto anche tanta concretezza, nel senso che ho visto tanta qualità, quindi per me era il primo camp da direttore tecnico, e ho avuto l'onore e il privilegio di far parte di uno staff di grandi professionisti che hanno la metodologia integrata nel loro modo di vivere ogni giorno. Come dicevo prima, i ragazzi erano coccolati e consigliati a 360 gradi, quindi quello che ho notato soprattutto sul campo è stata anche una grande qualità dei ragazzi, che erano coinvolti nel lavoro e hanno fatto vedere le loro qualità, esprimendosi in un ambiente sereno ed armonioso, che è la cosa principale. Appuntamento allora a questo punto per la prossima edizione, e dunque saluti finali. Mi sono trovato in un contesto di grande professionalità, veramente da Cadigianni a quello che è stato il gestore, alla qualità tecnica e, come ripeto, alla qualità umana che ho trovato. È stata veramente per me un'esperienza fantastica, perché ho trovato grande professionalità in tutti i settori, quindi penso che sia un camp completo.
Grazie mister e in bocca al lupo per il futuro. Grazie a voi, spero che ci sia un seguito a questa mia esperienza con voi, grazie.